E a volte capita che in fondo può anche cambiare la vita, che è rivelativo. Quindi l'interpretazione musicale ha a che fare con quella utopia che consiste nell'afferrare, nell'utopia, nel desiderio di afferrare una verità. Eppure questa verità sfugge, soprattutto sfugge alla definizione, ma l'interprete direi che la vive, in qualche modo deve anche incarnarla. L'interprete non descrive, ma è in qualche modo, va facendo con tutto se stesso, con il corpo stesso, la forma che intende descrivere e condividere con il suo pubblico. Ora, questa condizione interpretativa di homo faber, ma in connessione con una verità che trascende il mero fare e che pure però è dinamica e che non rinuncia al corpo, pur essendo una questione addirittura teologica, perché no, anche teosofica, di verità. Io personalmente, lo dicevo ad Enrico, l'altro è a Giuliana, a cui devo moltissimo perché è lei che mi ha dato certi libri, l'ho trovata in alcuni testi di Francis Yates. In particolare, dicevo ad Enrico, illuminanti sono per me stati Kabbalah e occultismo nell'età elisabettiana, gli ultimi drammi di Shakespeare a questo legato, questo meraviglioso l'illuminismo dei Rosa Croce, sono tutti testi che conoscerete benissimo, è l'arte della memoria, che è una vera miniera di informazioni veramente utili. È un campo infinito, però ecco, vorrei cominciare col dire che cosa ha colpito me e che cosa c'entra con la vita dell'interprete. Esiste un'incisione di Dürer, e che voi conoscerete benissimo, che si chiama Melancolia 1. Ecco, magari, ecco, sì. Grazie Enrico, Enrico è stato così gentile da... Ecco, perché io invece... Ecco, l'incisione, cioè lo sfondo che c'era prima, l'avevamo concordato insieme proprio per significare un po' quest'isola che non c'è, ecco, in cui consiste... in fondo anche il fine del sapere. Io stessa, quando formo studenti, tendo verso la costituzione di qualche cosa che non so assolutamente in anticipo e che non sa nemmeno lo studente stesso, soprattutto quando si tratta di un'arte così impegnativa dal punto di vista personale, che mostra davvero chi siamo, in modo anche ignoto a chi ne è il portatore, e beh, quest'isola che non c'è ha dei contorni davvero tutti da scoprire. Yeats invece fa vedere queste caratteristiche di questa meravigliosa incisione di Dürer. Le dirò all'ultimo le caratteristiche. Ciò che mi colpisce è la rivalutazione dell'assetto saturnino nell'interpretazione e nella, come dire, nella capacità di fare, in un artigianato che si tramuta in qualche cosa di simile ad un'illuminazione. Ne parla in Kabbalah e occultismo nell'età elisabettiana, parla di un atteggiamento, cioè di un umore nero, di una sorta di, come dire, di natura un po' chiusa, un po' saturnina, che prima del 1500, diciamo, era guardata, naturalmente si parla anche di astrologia, ecco, con un certo sospetto caratteriale, perché la vera natura benefica, espansiva, come dire, colorata, generosa, sembrava essere quella di Giove. Saturno era invece associato alla rinuncia, spesso alla malattia, spesso alla menomazione, ad una malattia che significa però menomazione, oppure umor nero, melanconico, che significa esattamente questo, melaina è la notte, che è nera effettivamente. Allora questo dato dell'umor saturnino viene usato da Yeats per interpretare questo quadro, che è il quadro di un artigiano, qui raffigurato come angelo, dalle ali chiuse, che si trova ad avere una faccia scura, che è accompagnato da diversi aggeggi che in fondo servono alla misurazione oppure ad un fare molto materiale, probabilmente si pensa già ad un'arte muratoria, premassonica, eccetera, eppure questa sorta di umor nero risulta essere quel
quello stadio iniziale dell'ispirazione che consiste nel covare sotto il ghiaccio, è qualcosa di molto invernale, ecco, è qualcosa che ha bisogno di gestazione ma anche di profondità e di umor melanconico perché poi si trasformi attraverso stadi successivi in una illuminazione che somiglia molto a un salto, condito da altri umori astrologici, venusiano, marziano, condito da un certo furor platonico, il Saturnino sa improvvisamente, dopo una sorta di gestazione così difficile e anche stentata, egli non può non prendere in considerazione gli ostacoli materiali, e cioè la materialità della resistenza che quel che deve fare gli oppone gli appartiene e deve misurarvisi, ma una volta che abbia, come dire, piamente e anche religiosamente e sinceramente accostato il materiale artistico così, facendolo divenire suo e umilmente anche superando artigianalmente certe difficoltà, ecco che avviene una sorta di schizzo verso mondi superiori. Questo mi ha sempre molto colpito anche per l'analogia con un'interpretazione musicale il cui, diciamo, nucleo generativo è forse proprio qui. La Yeats non nasconde che certi nuclei tipici del romanticismo, al quale poi si deve la nascita della figura dell'interprete musicale, del musicista concertista, sono qui. L'idea del pensieroso, l'idea della melanconia un po' schumaniana, ci sono tante, diciamo, persino foto, ecco, di Schumann così, esattamente in questo atteggiamento, l'idea di una sorta di infinito in atto che siamo e che pure non possiamo abbracciare tutto e verso il quale tuttavia bisogna tendere, è qualche cosa che secondo Yeats, con altri colori, con altre tinte, nasce proprio in questo periodo, nel periodo, diciamo, del neoplatonismo rinascimentale, che parte dal 1400 avanzato e forse fiorisce nel modo più compiuto intorno al 1610-1620. Devo passare un po' attraverso altre suggestioni che mi hanno colpita, altre suggestioni di natura, diciamo un po' pedagogica. Una di queste suggestioni è l'idea del teatro, che è qualcosa di molto audace, un'idea neoplatonica. Non so se l'abbiamo, sì, forse non è proprio la prossima. Non è in ordine perché l'ho messo in base all'ordine che mi hai. Eccolo qua. Sarebbe questo, ecco, sicuramente molti di voi l'avranno già visto. Ecco, riuscite a vederlo? Questo già bellissimo teatro dipinto così in geometria piana è il teatro ligneo, che invece esisteva proprio nella realtà, di Giulio Camillo del Minio. È uno studioso del tardo umanesimo, ecco, che prelude certamente a Dürer, a Enrico Cornelio Agrippa, che certamente, come dire, ha diversi punti in comune con Johannes Reuchlin, con Pico della Mirandola, ma anche sicuramente con Marsilio Ficino, con la filosofia neoplatonica ed ermetico rinascimentale. Questo teatro è un teatro della memoria, è detto così. Però questo teatro è in realtà una sorta di teatro della mente che comprende quell'infinito che la mente è. Yeats lo dice in modo molto circostanziato, la mente non è soltanto la mente dell'uomo, né la mente del singolo, ma è una mens che, diciamo, ha tangenze, diciamo, divino-umane. Il punto è che dentro questo teatro, che va guardato come dall'esterno, cioè il teatro è una sorta di proiezione di un uomo, di un singolo, che sta qui, diciamo, al centro, ecco, del teatro e all'inizio, diciamo, del teatro stesso, come se tutto fosse una sua proiezione. Questo personalmente lo trovo straordinario anche per ciò che in un certo senso ci riguarda, noi insegnanti, noi che formiamo interpreti musicali
diciamo, obbligati a confrontarsi con una psiche sempre più ampia, sempre rinnovata, sempre più capace, almeno deve esserlo, di confrontarsi con cose ricche, con una storia degli effetti che fa capo o riferimento a momenti anche difficili da penetrare per noi oggi. Ecco, una psiche quanto mai ricca, che serve per stare al mondo e anche per interpretarlo artisticamente. Questo teatro, se ne può parlare soltanto in due parole per qualche cenno, è un teatro cosmico in realtà. Le colonne che qui si vedono sono colonne, pilastri portanti del mondo. È un teatro che appunto va contemplato tutto come se fosse una proiezione, potremmo dire, del sé, anche se non è opportuno usare questo termine già pre-junghiano. È diviso in sette scomparti, diciamo in sette corsie, ognuna delle quali è dedicata a un pianeta, quella centrale al Sole, e poi da sinistra Luna, Mercurio, Venere, Sole, e poi Marte, Giove, Saturno. L'idea della cosmicità e della totalità è estremamente commovente, perché qui si vuole promuovere una visione del mondo particolarmente capace di spiegare i processi generativi delle cose, la contaminazione che ci vuole fra mondi e fra enti. In realtà ognuna di queste corsie è una sorta di archivio della memoria stipato di immagini guidate a loro volta da miti, da da motivi orizzontali che si svolgono e sono identici per tutto quanto il teatro, ma ognuno di questi motivi viene poi recepito in modo diverso a secondo che sia tinto di colori lunari o saturnini o marziani o venusiani, eccetera. La cosa notevole è l'enorme complessità di questo teatro, che è pensato come insieme di armadi, di statue, di dipinti, corredato di cassetti che si aprono e contengono altre cose, altri cassetti, altre informazioni. Si vuole simboleggiare l'estrema complessità della psiche umana, l'estrema complessità del funzionamento della psiche umana. E qui sono argomenti ognuno dei quali apre, diciamo, un discorso virtualmente infinito, ma qui si può soltanto ricordare come Giordano Bruno arrivi al parossismo di un sistema complesso di questo tipo. Di Giordano Bruno la Yeats parla moltissimo e benissimo, in maniera esplosiva in diversi luoghi, ecco, ma forse il luogo in cui ci risulta in questa chiave più sconvolgente è quello relativo ai sigilli, questi 30 sigilli, questi 30 sigilli sono, secondo Yeats, secondo questa interpretazione così avveniristica, così dotata di acume raro, storico ma anche filologico, questi 30 sigilli sarebbero mondi, anzi ipotesi di mondi, matematicamente intesi. Sono sigilli che vengono a coprire fogge di mondi che aprono, potremmo dire, la mente a ipotesi di nuove forme a priori dello spazio e del tempo. Si può fare qualche esempio? Il sigillo quindi suggella, sigilla, chiude il mondo in questione. Uno dei più sconvolgenti è quello detto la ruota del vasaio, per esempio. La ruota del vasaio è un sigillo che chiude un sistema matematico difficilissimo da formalizzare, cioè quello spiralico. Conteggiare una spirale, lo dice anche Paolo Zellini in questo splendido Gnomon, è estremamente difficile da formalizzare, eppure la mente umana, se è vero che può concepirlo, può anche penetrarvi e scoprirne leggi interne. Quindi qui la grande ipotesi dell'universo è che è un assunto parmenidero in fondo, cioè se pensiamo, se si pensa qualche cosa, se qualche cosa è in grado di essere concepita, allora in qualche modo è a un grado di realtà e deve essere indagata, deve essere aperta sino al parossismo. Questo fa Bruno. Un altro sigillo incredibile è quello del combinatore seguito dall'interprete, non a caso.
c'è qui tutto un compendio fatto di rote che molto devono anche a Raimondo Lullo e quindi ad un mondo molto simbolico, molto disponibile a speculare per immagini. Bruno è un maestro in questa speculazione per immagini, ma non è il solo però della sua epoca. Se poi Enrico mi aiuta, faccio vedere anche qualche altra dopo. No. Ecco, sì, grazie Enrico. Si tratta di una novità grossa nel mondo della filosofia in realtà, perché Platone aveva fatto in modo da astrarre dalle immagines. Abbiamo l'introduzione di qualcosa di nuovo nella storia della filosofia con la speculazione per immagini introdotta dal neoplatonismo rinascimentale. Ci sono alcuni esempi che possono essere fatti e che magari possiamo anche un po' vedere. Per esempio, ecco, questo. Sì, questa è già un'immagine che sicuramente tutti voi conoscerete. È il frontespizio di un famoso libro neoplatonico, diciamo ermetico, di John Dee, che era un gran mago elisabettiano, in servizio presso la regina Elisabetta, un uomo dotatissimo in moltissimi campi, nel campo dell'ingegneria idraulica, nel campo dell'architettura, contribuì a definire certi aspetti del Globe Theater, era anche un uomo straordinariamente dotato di memoria proverbiale, aveva una biblioteca ricchissima che poi però lasciò perché viaggiò dall'Inghilterra verso altri luoghi dove lo avevano chiamato presso corti particolarmente illuminate, per esempio quella di Rodolfo II d'Asburgo a Praga. Per raggiungere Praga, però, racconta la Yeats, ebbe a fare un percorso molto complesso, perché condito diciamo di molte fermate, per esempio una a Trebon presso il conte Rosenberg, che desiderava assolutamente attingere a questa sapienza davvero poliedrica e di stampo ermetico rinascimentale, cioè totale. Anche questa è una forma di utopia, l'attingimento a questa totalità dell'esistenza e anche della sapienza, in qualche modo esemplificata dal teatro, ci dice già di un infinito in atto che è preidealistico in fondo, cioè è come un infinito in atto che noi stessi siamo e che tuttavia dobbiamo anche scoprire. Dobbiamo anche essere capaci di conoscere, di indagare nelle sue linee portanti. Ecco, una sorta di sintesi cosmologica della natura assolutamente olistica e onnicomprensiva della mente umana e che ritorna anche in certe composizioni musicali. E questo strano simbolo che sicuramente avrete già visto tante volte, la monas o monas in greco, ieroglifica di John Dee. Questo simbolo, che è questa sorta di uomo, diciamo, dentro l'uovo rovesciato, ecco, è in realtà una sorta di pianeta Mercurio condito però di altri segni. La figura ricorda moltissimo un uomo, in realtà, e vuole richiamare l'attenzione sul fatto che anche i teatri della memoria, fra cui quello di Giulio Camillo del Mimio che abbiamo visto poco fa, celebravano la nascita dell'uomo come fine dell'universo. In particolare questo teatro di Giulio Camillo lo celebrava come Pasife e il toro, diciamo, cioè come incarnazione dentro il toro, diciamo, di un uomo fatto di pura luce. E la nascita dell'uomo in questa sorta di fenomenologia antroposofica che è il teatro di Giulio Camillo del Mimio e poi anche tanti altri teatri della memoria, la nascita dell'uomo significa qualche cosa, non soltanto per la storia dell'universo, ma anche per la storia della divinità stessa. C'è, diciamo, sullo sfondo l'idea che il mago, l'uomo che opera con gli elementi del cosmo in modo sapiente e che fa, proprio dalla radice mag, fare, non soltanto opera a livello, diciamo, locale,
non soltanto opera a livello olistico, ma poiché questa sorta di analogia raggiunge tutte le zone dell'universo, perché l'uomo ne è sintesi completa, è sintesi dei tre mondi, degli elementata, delle intelligenze angeliche e dei nomi divini, fino a quell'uno ineffabile, in qualche modo compreso dall'uomo, allora se l'uomo agisce bene e se agisce con fini teosofici chiari, e allora anche la mente di Dio stessa viene modificata. Questo è un concetto difficile, per cui Bruno fu anche molto attaccato, naturalmente, come sappiamo, è un concetto difficile anche da assimilare, perché da comporre nella filosofia di Bruno, perché Bruno vuole salvare la trascendenza di Dio e ci riesce, però d'altra parte sente che anche l'uomo, col suo amor, con la sua sete di conoscenza, col suo desiderio di fare e conoscere, con questo entusiasmo assolutamente furioso, ecco, con questi eroici furori della conoscenza che è anche amore divino, si avvicina ad una verità che viene, diciamo, modificata e la cui vita viene in qualche modo sancita dal movimento dell'uomo se è tutto. Io vi ricordo a me stessa più che altro che quasi l'incipit dell'Orazio di Pico della Mirandola comincia con questo strano ehi, tu sei alla divinità, rivolto alla divinità. Questo tu sei è evidente che significa qualcosa che ha a che fare con la radice della parola culto. C'è culto quando c'è colere, c'è coltivare la vita stessa della divinità, che in qualche modo attende che l'uomo le dica tu sei, ecco, e pertanto ne definisca e ne riviva le dinamiche. Cosa c'entra questa figura? C'entra moltissimo, perché non so se avete se avete presente come sono composti i pianeti astrologici, ecco, in questa figura sono sintetizzati tutti, sono ricavabili tutti. Mercurio è già qui, ecco. Venere, basta togliere la falce di luna che è quasi il puntino che invece è il sole, ecco, ed è qui. Sole è evidente dov'è, la luna anche. Rimane Marte, che è pure ricavabile in questo modo, scusatemi se mi permetto. Marte è così, no? Un tondino e poi l'asta, ecco, e le frecce sono appunto qui. La Yeats non manca di rimarcare il fatto che questo non solo assomiglia molto al segno dell'Ariete, non so che è il sorgere stesso dell'oroscopo, l'inizio stesso, ecco, non solo somiglia moltissimo, e probabilmente lo è, a una Y pitagorica che significa molte cose, che può essere fatta ruotare e che attraverso anche influenze ebraiche, in qualche modo attraverso le lettere e i segni, crea il mondo, ma è anche una sorta di fuoco primordiale, e la freccia fuoco primordiale, fuoco sotto, diciamo così, il fuoco della cottura, ecco. È molto difficile dire queste cose in modo sintetico, perché sono moltissime, ognuna la Yeats è una, no, ma va benissimo, ecco. La Yeats dice proprio questo, che è estremamente facile vedere molte analogie, ma è difficile in qualche modo sintetizzarle. È facile vedere analogie perché un po' tutto si richiama qui. Ecco, Giove pure è ricavabile nello stesso modo. Giove è una sorta di numero 4 con uno di questi due fuochi che taglia. E Saturno, il tanto amato pianeta, ora rivalutato, questa cosa, questo dato deve suscitare la nostra attenzione, perché la natura saturnina è molto vicina a quella dell'artista, che crea ed è spesso immalinconito, solitario, silenzioso, difficile, scontroso, eccetera. Ecco, è spesso è vero, ecco, è come anche il filosofo che pensa, ma l'artista è mosso anche da altro, ecco, da qualche cosa che in fondo dipende da lui e che però deve far nascere.
Ecco, e quindi anche Saturno naturalmente è implicato in questo novero. La totalità dei pianeti e quindi dei segni è spesso messa in campo da questo straordinario Robert Flood come cielo del teatro, il quale teatro, del teatro vero e proprio, non come questo teatron che abbiamo visto poco fa, che è una sorta di proiezione della mente umana nella sua perfezione. No, si parla proprio del teatro di rappresentazioni vere e proprie. Ecco, sono fuori tempo? No. No? Sicuro? No, sicurissimo. Sì? Scusate che così guardo. Urano, Nettuno e Plutone? Come dice? Urano, Nettuno e Plutone. E non erano, non erano stati scoperti. Ha ragione. Non erano, anche io me lo sono chiesto, ovviamente. Non erano stati scoperti. E ecco perché si arrivava a questa sorta di numero 7 che sembrava in qualche maniera venire incontro a una serie di altre cose. Insomma, dicevo che questo straordinario Robert Flood raccoglie non soltanto l'idea della totalità come cielo del teatro, ma anche altre suggestioni. È come se tutte queste cose volessero dirci che il nostro tema natale, diciamo legato al nostro momento di nascita e quindi la fotografia di certe nostre, secondo la credenza di allora, secondo la credenza astrologica, la fotografia di certi ostacoli, di certe caratteristiche che sembrano inamovibili nella nostra natura, sono in realtà indicazioni e pietre d'inciampo che devono essere invece trascese artisticamente e alchimisticamente affinché diveniamo tutto quanto l'oroscopo. Così Yeats spiega, per esempio, la presenza di oroscopi che girano da una parte completamente diversa da quella solita. Gli oroscopi in genere girano, ecco, sono composti secondo un senso antiorario rigoroso: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro. Il Cancro è nel segno, diciamo, nel punto più basso del processo di metamorfosi, ecco. Invece, secondo altre ricostruzioni, la faccenda è, compreso Flood, la faccenda è completamente girata da un'altra parte. È il Cancro a essere nel medium celi, il che corrisponde effettivamente meglio al fatto che questo segno entra effettivamente con Demeter e Core, cioè con il 21 giugno, con il massimo fulgore del sole, e invece è più giusto effettivamente che corrisponda al Capricorno un momento saturnino di assoluta gestazione, ghiacciata, diciamo invernale, eppure assolutamente necessaria, e tante altre cose. Questo manipolare persino le sequenze dei segni è, secondo Yeats, sintomo di un'estrema libertà di pensiero che Flood e anche Michael Mayer maneggia con grande disinvoltura, capendo e facendoci capire diverse cose. Flood maneggia anche questa arte di speculare per immagini. Allora io pregherei Enrico. Flood è quello della scala. Io non posso spiegare, non le so spiegare, ecco, non le so spiegare perché probabilmente sono anche infinite. Ecco, posso dire cosa pensa un po' Yeats. Questo è Robert Flood che compone, molti di voi lo sapranno, mi scuserete, questa meravigliosa Utriusque Cosmi, segue un titolo molto lungo, storia dell'uno e dell'altro cosmo, la storia per immagini è la storia per immagini del cosmo uomo e del macrocosmo universo, con analogie impressionanti, secondo Flood. Ecco, una delle esemplificazioni, diciamo, di un'idea che può essere letta in mille modi è questa. Questa evidentemente è una scala che ricorda un po' le scale di Raimondo Lullo, una scala della conoscenza. Il problema che sale fino evidentemente ad una luce gnostica, a volte raggiunta anche con prospettive molto audaci, cioè con un'idea di prospettiva, con una prospettiva disegnata dentro l'emblema che finisce con una sorta di infinito tunnel
che poi termina però nella luce. Qui la luce naturalmente si vede, ma ciò che è importante, dice la Yates, è che questa scala può essere rovesciata geometricamente, la figura può essere, come dire, rivoltata, concepita in altro modo, un po' come i sigilli di Bruno. I sigilli sigillano realtà che sono difficili da formalizzare, eppure ce le consegna Bruno come ipotesi, un po' come Flood, sul possibile altro, su possibili molti altri modi di intendere lo spazio e il tempo. Io vi devo dire che Boulez, Pierre Boulez, un compositore che è morto da poco, ha ragionato sulla possibilità di aprire la mente umana musicalmente ad altre forme dello spazio e del tempo, quasi nello stesso modo e con lo stesso spirito radicalmente sperimentale. Un'altra immagine è questa. Quella successiva. Sono immagini che andrebbero viste in sequenza, sono moltissime. La posso anche descrivere. No. È una sorta di nascita della luce. C'è un nucleo completamente nero, incandescente, e poi un'esplosione di sole tutta attorno. È un'intuizione anche questa straordinaria. Subito a seguire, ma non c'è problema, subito a seguire c'era invece un'illustrazione di Athanasius Kircher, che è una sorta di, nella Musurgia Universalis, che è una sorta di chiesa, diciamo di cattedrale, ma a ben guardare, dice Yates, tutte queste, gli elementi ecco, che fanno questo edificio sono parti dell'orecchio umano, cioè è come una sorta di penetrazione dentro i meccanismi costruttivi, le architetture interne dell'orecchio umano. E la cosa secondo me più commovente è che sotto, nei sotterranei, oltre alle chiocciole, oltre ai labirinti, oltre ai martelli, oltre alle casse di risonanza, non c'è problema, c'è la figura di Efesto, di Efaistos con Estia, con sua madre, che è il fuoco primordiale e che sta dentro l'orecchio. Questo è anche un tema che Maria Zambrano, una filosofa molto cara a Giuliana, ha penetrato in modo assolutamente naturale, è vero, nel sentire si ha una sorta di fuoco autonomo la cui radice in fondo è materna. Ecco, anche questa è forma di utopia, cioè è utopistico ma in qualche modo anche atopico, cioè non c'è un luogo definito dove, in cui collocare queste intuizioni, eppure ci sono e possono essere formalizzate, possono essere disegnate. Un'altra cosa con cui mi avvio a concludere è rappresentata dalle isole, dalle città pedagogiche, dalle città sognate. A me colpisce molto perché Debussy per primo, ma per primo no, veramente il primo è anche Platone, ma Debussy era uno di quelli più ricettivi in questo senso, e anche altri musicisti hanno molto insistito sulla necessità di collocare il musicista dentro luoghi particolarmente risonanti. Secondo Debussy, i conservatori, Debussy muore nel 1918, diciamo così, di un secolo fa, ecco, secondo Debussy i conservatori, cioè i musicisti, dovrebbero essere fatti studiare in un luogo, cioè in un conservatorio, che sorga in un bosco, dentro un bosco, dentro un ambiente risonante in modo naturale. E oggi devo dire che diverse musiciste, soprattutto donne, ne cito una, Liza Lim, australiana, cominciano a intitolare le musiche come pensano le foreste, come risuonano gli alberi, questa sorta di mutua risonanza fra uomo e natura possa creare nuovi rapporti fra uomini che non si conoscono, che si tollerano a malapena, eccetera. La cosa che a me colpisce è che Yates ci illustra casi, non ti preoccupare, no, ecco, questa Musurgia Universalis di Kircher, questa è l'intuizione di Flood, ecco.
sull'origine del mondo, su questa luce che... è difficile commentare queste cose, sono, come dire, immagini veramente da portare dentro. Ecco, dicevo di questa Christianopolis, che è una città pensata in senso religioso, pietistico e anche artistico-pedagogico. Soprattutto sul versante protestante, che è un po' più vicino al laicismo in questo periodo, si comincia, dice Yeats, a coltivare, il periodo è 1600 circa, 1600, 1608, 1610, 1618, 16, il 1616 è un anno chiave perché è l'anno della pubblicazione di diversi manifesti rosacrociani cosiddetti, cioè la Fana, la Confessio e anche le nozze chimiche, ne potremmo anche parlare, ma insomma il manifesto che in fondo è una sorta di romanzo molto bello, molto illuminante, con un'idea di pellegrinaggio, con un'idea di viaggio assolutamente alchimistico ed iniziatico da fare e da compiere singolarmente. Ecco, è un uomo che riceve una lettera, un uomo che viene definito Christian von Rosenkreuz, quindi è un cristiano della Rosa Rossa Croce, che viene invitato ad un evento particolarmente gioioso che sembra che siano delle nozze di sponsus e sponsa. Yeats dice che questa coppia alchimistica è anche una coppia politica, cioè che si cerca di propiziare l'avvento di monarchie illuminate che finalmente possano governare musicalmente, alchimisticamente, pedagogicamente, il modo giusto, ecco, di governare, di concepire la regalità stessa. A parte questo viaggio, questo pellegrinaggio verso il castello in cui le nozze alchemiche si compiono, e sono nozze anche interiori, c'è l'idea di questa città ideale. Questa città ideale che interessa moltissimi filosofi, ovviamente da Tommaso Moro a Tommaso Campanella con la città del sole, naturalmente. Questa Christianopolis è una di queste città. Io l'avevo... Si può esemplificare questa come un'altra. Altre si chiamano in modo evidentemente utopico. Per esempio questa, è questa qui. Ecco, Christianopolis si deve, a quanto pare, questa utopia allo stesso uomo, che pare che sia questo Johann Valentin Andrei, che ha scritto e composto e pubblicato in forma semi-anonima Le nozze chimiche di Christian von Rosenkreuz. Questa città è illuminata perché è retta da un consesso di sacerdoti musici che abita nel pizzo, ecco, di una sorta di piccola montagna, è quello il tempio, e da qui si irradia un sapere armonico e fondamentalmente estremamente benefico che forma per i rapporti architettonici che vivono in città e anche musicali, forma persone particolarmente aperte, ricettive, ben formate, mnemonicamente pronte. Uguale, diciamo, analogo a questa grande utopia, è un'altra utopia, quella per esempio di Antilia. Il nome significa questo, credo che sia Newton a parlare di Antilia. Antilia significa l'isola opposta a qualsiasi idea concreta di isola. Antilia significa proprio questo. È un'isola che però non è mai un'isola veramente concreta. Un'altra è Macaria, che significa l'isola dei beati. Un'altra è Laputa, che evidentemente ha il lapis interno, diciamo. Io mi sono molte volte chiesta da dove Maria Zambrano abbia ricavato l'idea dei beati. E molto probabilmente c'è anche questo elemento, senza contare, se mi permettete, un piccolissimo accenno ad una ipotesi. Nella Sicilia del 1600 si sviluppa, io sono nata a Palermo,
mi sono sempre chiesta perché sia nata a un certo punto con delle finalità poi molto travisate e anche, insomma, probabilmente anche sono andate per la tangente, ecco, ma fondamentalmente l'inizio di una certa società segreta mi aveva sempre incuriosito. La società si chiama i Beati Paoli. Questa strana società segreta, il cui nome è stato sempre un mistero, è probabilmente legata ad un'idea di beatitudine. È assurdo, perché noi siamo, come dire, condizionati a considerare questa società come una segreta associazione che poi degenera in forme un po' mafiose. Invece non è così. Per una serie di ragioni possiamo affermare che storicamente non è così, anche se si sa pochissimo di questa segreta associazione. Non è improbabile però che abbia preso, diciamo, questa humus da queste altre associazioni analoghe. Perché possiamo dire che non ha niente a che vedere con altre cose assolutamente degenerate, almeno al suo inizio? Perché c'era un'idea forte di fratellanza, non c'era gerarchia, e perché i fratelli erano rigidamente incappucciati e ignoti l'uno all'altro. Quindi lì dentro si riunivano, a quanto pare, dentro grotte sotterranee della Palermo antichissima, delle catacombe, e avevano il sogno, senza conoscersi l'un l'altro, quindi nobili con contadini assolutamente ignoti l'uno all'altro, a quanto pare coltivavano l'ambiguo sogno, se così possiamo dire, di sovvertire la giustizia che la società non è in grado di amministrare, con una giustizia più vera, le cui coordinate architettoniche si trovano sottoterra. Allora è probabile che questi beati sia legato a Paoli, nel senso che Paoli possa essere letto come anagramma di Lapio, con questa Lapio, cioè Lapi o Lapis, con la O al centro. È una lettura che è possibile, che ho anche letto e che mi sembra estremamente convincente. Anche questa è un'utopia che si infrange poi, come dire, in una vita che poi fa altro, ecco, delle nostre utopie. Naturalmente rimane da chiarire quale sia il senso dell'utopia oggi, e secondo me io chiudo qui. Ecco, perché a mio parere molto c'è da dire, dopo aver sentito Enrico, sul senso musicale, artistico e politico probabilmente, in senso alto naturalmente, senza appartenenze particolari, oggi. Che senso abbia di nuovo far rinascere utopie, far nascere, coltivare utopie degne di questo nome. Io mi scuso per la, diciamo, per la brevità anche necessariamente suggestiva di certi punti, ma tenevo a condividerli. Grazie per l'onore. Mostro intanto la carrellata di immagini che prima non siamo riusciti a vedere. Sono immagini molto belle, ciascuna di queste meriterebbe un'analisi approfondita, ecco. Ma visto che Margherita è così generosa nei nostri confronti, già ci prenotiamo per avere prossimamente tra l'altro lei si è presentata dicendo che avrebbe fatto una introduzione a quanto dirò io adesso. In realtà io mi sento di dire che farò una postfazione su quanto lei è venuta a dire in questo momento. Allora, io cercherò di parlare per una mezz'oretta circa su quanto ho potuto così riflettere sull'utopia, il rapporto tra utopia e verità in ambito teosofico. Mi è venuto in mente che quando circa nove anni fa mi sono affacciato per la prima volta in questa sede, e la prima cosa che ho visto è stato il famoso simbolo, il famoso glifo della società teosofica, il quale subito mi aveva colpito
Però poi sotto ho letto il famoso motto: non esiste religione superiore alla verità. E questo mi ha un po' spaventato, perché il motto della Società Teosofica, di primo acchito, per chi non ha, come posso dire, approfondito tematiche teosofiche, per chi non conosce l'approccio che domina, che vige tra coloro che fanno ricerca all'interno di questo gruppo, potrebbe apparire un motto abbastanza dogmatico da questo punto di vista, dare l'idea che magari ci si affaccia una setta che possiede la verità, addirittura una verità che è superiore a qualsiasi religione che si affaccia nelle varie scelte. Allora, mi ha offerto la possibilità, la proposta, la possibilità di trattare il tema dell'utopia, ho accettato di buon grado, perché questo tema mi dà l'occasione di sviluppare questa sera, in maniera breve, diciamo la quarta puntata dell'analisi del glifo della Società Teosofica, parlando del motto che, come voi ben sapete, questo è in inglese, perché, come posso dire, è l'immagine che a me piace di più: non c'è religione più alta della verità. Per fare questo, il tema che svolgerò si riallaccerà poi al concetto di utopia, è necessario, secondo me, capire che cosa si intenda per verità in ambito teosofico, che cos'è religione in ambito teosofico e soprattutto come deve essere interpretato questo motto, perché in un certo senso è la linea guida, se interpretato correttamente, che dovrebbe guidare i ricercatori teosofici. Da questo punto di vista, se andiamo a vedere qual è il sanscrito, l'originale sanscrito di non esiste religione superiore alla verità, troviamo Satyam Nasti Parodharma. Scuserete la pronuncia del sanscrito, ci stiamo attivando anche in qualche modo per riuscire a dare anche delle pronunce corrette, ma questo è quanto è scritto nel motto originale. Allora, qualsiasi traduzione di questo sanscrito non rende bene l'idea di cosa effettivamente questo motto va a indicare. Ed è per questa ragione forse che dovremmo magari discuterne, no? se è da riformulare in maniera tale da renderlo un attimino più adeguato al senso originale, perché in realtà Satyam è verità, certamente. Quale tipo di verità? Di solito questo termine Sat è abbinato ad altri due termini che sono Chit e Ananda. Sat è l'essere ultimo, l'essere vero e l'essere bello. Chit è coscienza, Ananda è beatitudine. Quindi non è una verità che si possa conseguire in maniera rapida, veloce, non è una verità portata alla portata di tutti, così ovvia. Dharma è il termine che è stato tradotto con religione, ma poi vedremo veramente che religione non è proprio il termine più adeguato per tradurre questa parola. Andiamo a vedere il termine vero. Io credo sempre sia necessario risalire un po' all'etimo, perché l'etimo magari ci può dare delle indicazioni, dei suggerimenti da dove l'idea di base è partita. Sat in sanscrito, vero, verum dal latino, poi vedremo anche aletheia in greco. Questo è il dizionario etimologico di Ottorino Chianigiani, famosissimo, no? Si trova online attraverso una statica, e se noi andiamo a leggere che cosa ci propone a livello di interpretazione di etimo della parola verum, ci dà due possibili soluzioni. La prima, ve la leggo: verum dà una radice var che ha la nozione di credere, credere vero, credere quindi scegliere. Quindi da questa idea noi possiamo pensare che questa verità non è una verità universale, ma è un qualcosa che è soggettivo, qualcosa di personale. Io accetto come vero ciò che per me è vero. E di qui la grande distinzione che chi si cimenta nello studio della filosofia si trova nella grande distinzione tra la doxa, l'opinione,
doxa che poi nel momento in cui si diventa opinione comune, mainstream, senso comune, diventa dogma, nel senso che non si può più ridiscutere. E poi una seconda accezione, che è quella che viene data sotto. Dice, per altri, dal germanico var, attribuire la nozione di essere, essere vero, cioè ciò che è conforme alla realtà. Sembra quasi che vi sia una duplice via, no? Che porta a due diversi livelli di verità. Ed è quello che noi troviamo espresso in numerosi testi della filosofia greca e non solo, no? Cioè la verità che appartiene alle impressioni, alle sensazioni, la verità comune, e poi un altro tipo di verità che si può conseguire attraverso un percorso di ascesi e che ci porta in un regno completamente diverso da quello delle impressioni e dal senso comune. Allora, a me è venuto in mente ancora una volta questo bellissimo questa bellissima immagine tratta dalle istruzioni esoteriche di Blavatsky, che parla di costituzione dell'uomo. Non so quanti di voi la vedano per la prima volta, c'è qualcuno che la vede per la prima volta, la vado direttamente in maniera molto rapida a spiegare. Allora, secondo una tradizione, la nostra tradizione, quella con cui siamo cresciuti, diciamo nell'uomo vi sono due livelli, no, che corrispondono al livello del corpo e al livello dell'anima. È una semplificazione di una realtà che da un punto di vista esoterico è molto più complessa. La linea di demarcazione sta ad indicare la parte corpo, che è la parte che è destinata a morire, mentre la parte superiore rappresenta la cosiddetta anima, che è quella che è destinata a sopravvivere alla morte. Esotericamente, in realtà, anima e corpo sono costituiti da livelli diversi, tanto che l'anima si può distinguere in tre parti, se così possiamo dire, quella che viene chiamata anima. In realtà non è altro che una semplificazione per individuare tre principi che vengono, da un punto di vista teosofico, chiamati livelli superiore, e il corpo in realtà è formato di quattro livelli che costituiscono il quaternario inferiore. Ora, non è questa la sede per andare nuovamente a ripercorrere le varie distinzioni, ve li vado semplicemente a nominare e soprattutto a indicare qual è il principio per noi importante per il tema di questa sera, che è il Kama Manas. Allora, il corpo fisico lo sappiamo cos'è, Kama Manas nominato che è il corpo delle emozioni, delle sensazioni. Il kama è il principio, se così può dire, della passionalità, delle passioni. Ciò che, come posso dire, molto spesso guida, governa l'agire dell'uomo comune. Rappresentato da questa stella centrale, stella a cinque punte, che è in un certo senso ruotata, e nella quale si incunea il manas, il principio mente, che come potete vedere è duplice. Il principio manas duplice perché? Perché può essere rivolto verso il quaternario inferiore, cioè tutto ciò che riguarda la vita materiale grossolana corporea, oppure a sua volta essere orientato verso principi superiori, manas superiore, quindi proiettato, lanciato verso un'idea di infinito che si propone di raggiungere. Ponte dell'Antakarana è questo ponticello che si proietta, questa protuberanza che dal manas inferiore si alza, si solleva verso il manas superiore. Questo ad indicare, per dire che se noi vogliamo trascendere il corpo fisico e tutto ciò che riguarda la sfera delle emozioni, la schiavitù delle emozioni, per iniziare un nuovo percorso, una nuova vita, bene, lo sforzo lo dobbiamo fare noi, dobbiamo partire da qui. Non possiamo pensare che gli angeli o Dio ci possano parlare se noi vibriamo con vibrazioni completamente materiche. La triade superiore, secondo la teosofia, è composta da questi tre principi.
Ora, se questo è la definizione dell'uomo da un punto di vista esoterico, noi possiamo pensare che questa linea di demarcazione ci possa permettere di definire due modi diversi di percepire la verità. Cioè, un modo di percepire la verità definito dai livelli caratterizzati dal quaternario inferiore e un'altra modalità che è quella della parte più elevata dell'uomo. È come se noi avessimo dei sensi che vibrano in maniera diversa da vibrazioni più grossolane a quelli di natura più sottile, ottave estremamente alte. Ed è proprio questo che la filosofia, nell'ambito del pensiero, la storia del pensiero occidentale, non solo, ci parla, nel senso che se noi dovessimo individuare all'interno della filosofia greca dei filosofi che meglio di altri possano caratterizzare queste due modalità di conoscenza della verità, bene, questi potrebbero essere individuati in Protagora e Parmenide. Ho preso questi due, tanto ce ne sono molti altri, ma questi due possono essere in un certo senso quelli che rappresentano meglio il modo in cui percepire e cogliere questo vero. Cominciamo con Parmenide, cioè Parmenide è un filosofo il quale aveva istituito un principio, detto principio dell'homo mensura, che è stato descritto da Platone. E questo principio praticamente va a dirci che l'uomo è misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono, di quelle che non sono in quanto non sono. È vero solo quello che per me è vero. Vi ricordate quando il professor Facco è venuto qui e ci ha parlato? Un pipistrello ha dei sensi che sono diversi dai nostri. Sicuramente il pipistrello vede una realtà che è diversa dalla nostra. È più vera la sua realtà o la nostra realtà? Ed esiste una realtà unica sia per noi che per questo animale. Da questa prospettiva, se ognuno di noi ha una percezione delle cose completamente diverse, noi siamo degli esseri completamente separati. Non abbiamo una verità in comune o comunque uguale l'una agli altri. Tra l'altro, questo principio dell'homo mensura può essere interpretato in due modi. L'uomo come misura di tutte le cose, nel senso ogni singolo uomo ha la sua verità. Oppure, e questo, come posso dire, può portare anche a un rischio ancora maggiore, l'uomo inteso come specie umana, cioè l'uomo diventa il principio di tutte le cose e la verità rispetto a tutte le specie viventi, le forme di vita che sono presenti sulla Terra, appartiene solamente alla razza umana. E in effetti una delle conseguenze è proprio questa immagine, no, che voi conoscete già. Principio dell'homo mensura, se lo interpretiamo come l'uomo come razza è principio di tutte le cose, ci porta ad avere una visione di questo tipo. La mia verità è la verità. E in effetti, e qui l'ho trovato solamente in inglese, ma questo è il brano della Genesi, che io vi vado a leggere conosciutissimo, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Se usciamo da questo paradigma, nel senso che l'uomo accetti che la sua verità non è la verità ma una verità parziale e che quindi esistano altre verità parziali, ma soprattutto alla base esista un principio unitario della vita, troviamo questa bellissima espressione, questa bellissima frase che ci è stata data dal fisico Lorenz Maxwell Krauss. Vi leggo la traduzione. Ogni atomo del tuo corpo proviene da una stella che è esplosa e gli atomi della tua mano sinistra probabilmente derivano da una stella diversa rispetto a quella della tua mano destra. Questa è davvero la cosa più poetica della fisica che io conosca. Tu sei polvere di stelle. Attenzione che in lingua inglese stardust ha anche un altro significato che viene usato. Si dice stardust anche per dire magia. Quindi tu sei polvere di stelle, tu sei magia.
E se le stelle non fossero esplose, non saresti qui, perché gli elementi, il carbonio, l'azoto, l'ossigeno, il ferro, tutto ciò che è importante per la vita, non furono creati all'inizio dei tempi, ma ci sono sempre stati. Quindi noi siamo tutto, tutte le cose, noi siamo nel tutto e soprattutto nell'espressione del grande tutto. È chiaro che la versione protagorea dell'uomo come principio di tutte le cose ci porta ad avere questo risultato. L'eresia della separatività, dove non v'è questo senso del riconoscimento della presenza della luce, della vita, dell'espressione, della manifestazione, porta a considerare tutto ciò che non rientra nel paradigma uomo come non degno di essere considerato. Se noi invece abbiamo la visione di essere polvere di stelle, di essere magia e che noi siamo fatti di tutto, ecco che allora esiste una forma di equilibrio, di rispetto verso tutto ciò che è parte della manifestazione. La verità, quindi, di cui parla il motto, non è certamente la verità parziale, la verità protagorea, la verità parcellizzata. Emma Cusani, nel testo Il grande viaggio di Monti Danteschi, scrive: il catechismo degli iniziati insegna che i maestri di vita sono tali perché hanno distrutto la grande eresia della separatività, quella del sé individuale che si sente separato da tutti gli altri sé. E l'insegnamento è ribadito nel catechismo del maestro che rivolge al discepolo queste domande. Questo è contenuto nella Dottrina Segreta, il volume primo. Solleva la tua testa, Olano, vedi una o innumerevoli luci sopra di te che ardono nell'oscurità della mezzanotte? Io percepisco una sola fiamma, o Gurudeva, e vedo innumerevoli scintille non distaccate che brillano in essa. Tu dici il vero, e adesso guarda intorno a te e dentro di te, quella luce che arde dentro di te, la percepisci tu minimamente diversa dalla luce che brilla nei tuoi fratelli umani? Essa non è in nessun modo differente, per quanto il prigioniero sia tenuto in schiavitù del karma e le sue vesti esteriori ingannino l'ignorante facendogli dire la tua anima e la mia. Cusani aggiunge anche: la grande eresia della separatività del sé individuale da tutti gli altri sé diventa ancora più grande quando si estende alla separatività dei sé individuali dal sé universale. Ecco quindi che nella voce del silenzio Blavatsky dice, questa è l'immagine dei due manas, il manas inferiore, schiavo del kama, e il manas superiore. Prima di comparire sulla soglia del sentiero che ci porta alla verità integrale, alla verità dell'uno, prima di oltrepassare la porta, tu devi fondere i due sé nell'uno e sacrificare il sé personale al sé impersonale e così distruggere il sentiero, l'antakarana, tra i due. Vediamo allora di vedere la caratteristica della verità che noi teosofi o comunque che i ricercatori spirituali allarghiamo, non abbiamo la pretesa di essere gli unici, non facciamo questo errore, che il ricercatore spirituale va cercando, fermo restando che abbiamo appena compreso che non è quella verità di cui abbiamo appena finito di parlare. E anche qui andiamo a vedere la terminologia greca. Il termine verità in greco è aletheia. Aletheia ha una radice che ci porta l'idea di celare, nascondere. In greco c'era un verbo, da questo, scusate, arriva l'ethe, la dimenticanza è l'ethe, il fiume dell'oblio. Ed esiste un verbo in greco che ha due significati, lanzano vuol dire sto nascosto, occulto, ma anche sfuggo alla conoscenza. Quindi, verità, aletheia, è un
percorso, un processo che porta tutto questo, questa verità che è nascosta, a progressivamente affiorare alla luce attraverso un processo di ricerca. È un processo che ci porta anche progressivamente a capirla, a conoscerla, ad accarezzarla, a farsi rivelare. E in effetti questo passaggio dall'oscuro alla luce viene rappresentato da diverse opere d'arte che vogliono rappresentare appunto Aletheia, per esempio questa opera che vi andrò a mostrare in questo momento è quella di Gian Lorenzo Bernini, La verità svelata nel tempo. Come potete vedere abbiamo il velo che comincia a togliersi e in mano un disco solare che ci sta a dimostrare questo progressivo passaggio da ciò che è occulto a ciò che diventa luminoso, ciò che si fa sempre più chiaro. Questo è importante, nel senso che la verità di ordine superiore, la verità integrale, non è un dato, non è un dogma come la verità protagoreana, ma è un processo, è un percorso. Non si dà, è sempre perfettibile e quindi anche da questo punto di vista è una verità di tipo parziale, ma non nel senso che è stato definito precedentemente. Questo ci preserva dalla catechesi, nel senso che se noi non abbiamo in mano una verità assoluta e dogmatica, ma siamo ben coscienti che il sentiero delle verità è un percorso che ciascuno di noi traccia per venire a chiarire, a dare luce a ciò che è nascosto, non possiamo pretendere di insegnare, eventualmente possiamo condividere, eventualmente possiamo semplicemente solo indicare la nostra personale esperienza, il nostro percorso, per poter essere di aiuto, di supporto a chi come noi sta procedendo sullo stesso sentiero. E com'è questo percorso? Non ci siamo messi d'accordo, è citato Parmenide, lo cito anch'io. Allora, qui vi voglio indicare alcune parole chiave che possono essere rivelatrici di qual è il sentiero che porta alla verità. È il poema sulla natura di Parmenide. Anche qua inizia con queste cavalle, che abbiamo visto la settimana scorsa, è stata nominata da parte, citata da parte di Mara Chinatti, l'auriga platonica con i due cavalli, verso la vita, quello che ti porta verso la vita soprasensibile, l'altro che ti trascina, ti risucchia verso il mondo sensibile. E guardate già il primo, le cavalle mi portano fin dove il mio desiderio vuol giungere. Quindi, secondo l'intensità di questo mio desiderio di ricercare la verità, là le cavalle mi porteranno. Quindi si inizia con una esigenza, con un desiderare. L'etimo di desiderare significa sentire la lontananza di un qualcosa. Le stelle del mare, la luce che ci illumina nella notte, che ci può essere da, come posso dire, da bussola per darci un orientamento su dove doversi dirigere. E poi alcune fanciulle mi indicavano la via. E chi sono queste fanciulle? Le figlie del sole. Ecco ancora una volta l'immagine del sole, della luce, del disco solare, che è dove noi dovremmo andare nella ricerca di questa verità. Dopo aver lasciato le case della notte, verso la luce, togliendosi con le mani i veli del capo. Siamo sempre nella stessa immagine del disvelamento. Là è la porta dei sentieri della notte e del giorno, rinchiusa da grandi battenti. Di questi, giustizia. Attenzione che il concetto di Dharma ha a che vedere anche con l'idea di giustizia. Giustizia che molto punisce, tiene le chiavi che aprono e chiudono. Di là, subito, attraverso la porta, se supero questa soglia, sono le stesse fanciulle che guidano cavallo, carro e cavalle. Quindi, superata quella grande soglia, ebbene io sono in un certo senso portato, guidato, custodito. La via non può essere, non può più deragliare dal percorso maestro. Non in fausta sorte ti ha condotto a percorrere questo cammino, non è per caso che tu sei arrivato qui.
è una chiamata, è il tuo desiderio, è sentire questa lontananza. Infatti, esso è fuori dalla via battuta dagli uomini, ma la legge divina e giustizia, il tuo karma e il tuo dharma, che ti possono portare a perseguire questo sentiero della verità. Bisogna che tu tutto apprenda. Studio. Non nulla viene dato, come posso dire, gratuitamente o per caso. Bisogna che tu tutto apprenda. Sia il solido cuore della verità, ben rotonda, ma anche le opinioni dei mortali, nei quali non c'è una vera certezza. I mortali, protagorei, quelli della verità di ordine inferiore, dell'eresia della separatività, che nulla sanno, vanno errando, uomini a due teste. Infatti è l'incertezza che guida i loro petti, una dissennatamente. Costoro sono trascinati, sordi e ciechi a un tempo, sbalorditi, razza di uomini senza giudizio, dei quali essere e non essere sono considerate la medesima cosa. Concludo l'ultima parte di Parmenide. Tu, da questa via di ricerca, allontana il pensiero. Sii presente a quello che fai, perché dice, nell'abitudine nata da numerose esperienze, su questa via ti forzi a muovere l'occhio che non vede, l'orecchio che rimbomba e la lingua. Quindi c'è sempre bisogno di questa presenza a non ricadere nella forza, nella schiavitù dell'abitudine che ci trascina verso il basso, verso sempre a diventare orientati dal mondo dei sensi e delle percezioni. Qual è la caratteristica di questo principio ultimo, vero, a cui si raggiunge? L'essere è ingenerato, è imperituro, è un intero nel suo insieme, immobile e senza fine. Né una volta era, né sarà, perché ora insieme tutto quanto, uno, continuo. Per esso saranno nomi tutte quelle cose che hanno stabilito i mortali, la separatività. Convinti che fossero vere, nascere e perire, essere e non essere, cambiare luogo e mutare il luminoso colore. Questo è il sentiero della verità che ci porta a togliere progressivamente l'eresia della separatività e raggiungere questo Sat Chit Ananda, realtà ultima, coscienza e beatitudine. Di qui si collega l'idea di utopia. L'etimo è un etimo negativo, quello che ci viene proposto. Dice, è il titolo da una teoria di Tommaso Moro, di legislazione e di governo modello per un paese immaginario che si chiamò Utopia, progetto promosso da una buona intenzione, ma che non può avere luogo, che non si trova in alcun luogo, un topos, nel luogo, cioè non attuabile. E perché invece non potremmo pensare che questo non luogo non è altro che quello spazio che si apre nel momento in cui noi togliamo i confini che caratterizzano la separatività? Cioè un luogo privo di spazio di confine. In fondo in questo processo, in questo percorso che ci porta a avvicinarci sempre di più all'uno, la separatività, gli spazi determinati appunto da un qui e un là, da un mio e da un tu, sono sempre determinati da delle frontiere. Allora, se lo intendiamo da questo punto di vista, la ricerca della verità, intesa in senso spirituale, nel caso specifico teosofico, va di pari passo in funzione con la realizzazione di una utopia, cioè di un toglimento di spazi di confine, dove non esiste più un luogo ben determinato, un luogo parcellizzato, ma esiste uno spazio che è lo spazio dell'uno, lo spazio della luce, lo spazio dell'amore, lo spazio della vita. Quindi aletheia, disvelamento e realizzazione dell'utopia sono in stretta connessione, in reciproca funzione,
tra uomo e uomo, tra uomo, tra microcosmo e macrocosmo. E d'altra parte questo fa parte del nostro percorso. Adesso parlo della società teosofica, nel senso che la società teosofica è caratterizzata dall'avere degli scopi. E il primo nucleo cosa parla? Parla di formare una fratellanza universale senza distinzioni, senza topoi, ma levando gli spazi di confine, di razza, credo, sesso, religione, eccetera. Cosa si intende per nucleo in questo caso? Ma certamente il nucleo non può essere un nucleo localizzato, determinato in uno spazio ben preciso, perché altrimenti ricadremmo nello stesso errore di porre un confine. Il nucleo della società teosofica deve essere necessariamente un nucleo utopico. E quindi, di solito, l'idea di nucleo è quella di individuare una sfera condensata. Qui è una rete diffusa di, come posso dire, di persone che si indirizzano e che si sentono chiamati a questa ricerca di aletheia, in questo percorso di aletheia, in questo sentiero che devono tracciare. E la cosa straordinaria è che questo nucleo non è solamente utopico, nel senso che non si può individuare uno spazio ben preciso, ma permettetemi, il neologismo è anche ucronico, nel senso che comunque attraversa anche il tempo. Guardate qui attorno, qui abbiamo tutta una serie di testi di persone che appartengono allo stesso nucleo utopico e ucronico, cioè persone che hanno già sperimentato, hanno già percorso, che hanno lasciato la loro testimonianza, che non è, ripeto, catechesi, è semplicemente condivisione di un'esperienza a servizio di quanti si trovano a percorrere un sentiero che non è un sentiero assolutamente facile o semplice. Questa è l'immagine che Giuliana mi ha mostrato prima e che è bellissima. Quindi alla fine aletheia e utopia si realizzano a mano che noi ascendiamo questa scala, attraverso un'ascesis, attraverso un esercizio. E naturalmente, permettetemi di mostrarvi le immagini di Dorè nelle tre fiere dantesche. Scusate, torno indietro se ci riesco. Eccolo qua. Due e tre. Noi potremmo cominciare a intravedere questo disvelamento come Dante nel momento in cui cominceremo a trascendere i rischi che ci possono riportare a ricadere nell'eresia della separatività, che sono la lonza, l'incontinenza di ordine fisico, secondo Cusani, il leone, l'intemperanza, la presunzione, la superbia della mente, e la lupa, forse quello più insidioso, che è l'insidia di tipo spirituale, quando pensiamo di essere arrivati e essere superiori a chi ci sta vicino, e quindi ricadiamo nella stessa malattia dell'incontinenza ad un altro livello. E il secondo principio che cosa ci porta della società teosofica? Questa bellissima immagine la conoscete, quella di padre Anthony, e si trova in numerose copertine dei suoi libri, e ci mostra come in realtà le diversi percorsi, diversi sentieri che possono portare a una realizzazione convergono verso un unico centro, che è proprio Sat, Chit e Ananda, che sono definizioni di un'unica realtà che è ineffabile e che si può definire solamente con un suono magico, con un mantra che è Aum. E se in caso di Aum l'abbiamo già imparzialmente scandagliato in uno dei interventi precedenti. L'ultima cosa è l'idea di Dharma, che è presente nel nostro motto. Che cos'è Dharma? Abbiamo detto che è stato tradotto con religions. In realtà Dharma non è parola religione, è ciò che è stato posto e stabilito per ciascuno di noi.
Bratina, che è stato il segretario generale della Società Teosofica, ha fatto un'analisi appunto dell'idea di Dharma paragonandolo a Themis, dea greca, che anche questa è l'idea di giustizia, ciò che si deve osservare fedelmente. Quindi c'è un qualcosa che per noi è stato, in un certo senso, deciso, la nostra funzione all'interno del grande tutto, e il nostro massimo dovere è proprio quello di adempiere, intanto di comprendere qual è questa funzione, conosci te stesso, e poi di adempiere questa funzione, divieni ciò che sei. E qual è la massima giustizia per l'uomo, il massimo dovere, oltre a questo, per l'uomo? È proprio quello di intraprendere questo sentiero della verità che ci porta alla rivelazione, ad unirci e fonderci con l'uno. Naturalmente, poiché ciascuno di noi ha un dharma, un progetto che è stato stabilito, che è in funzione del karma, ciascuno di noi è diverso, è chiaro che le vie attraverso la quale poter raggiungere, percorrere questo pensiero, scusate, sentiero, devono necessariamente essere vie individuali e diverse. E per cui, anche qui ritorniamo sempre a ribadire che qui non si può insegnare nulla a nessuno. Possiamo soltanto condividere, che è una cosa straordinaria. La via è da tracciare. Ripetiamo sempre Krishnamurti quando dice la verità è una via che deve essere ancora tracciata. Noi siamo il percorso, in poche parole, noi siamo il percorso. Quindi non esiste, come posso dire, religione più alta della verità. In realtà significa non esiste per ciascuno di noi compito, dovere, giustizia, equilibrio, metteteci dentro quello che volete, superiore, che è proprio quello di intraprendere questo percorso che ci porta a un progressivo processo di disvelamento, di beatitudine e di fusione con l'uno. Concludo con due citazioni, la prima che riguarda la verità e la seconda che riguarda l'utopia. Hai citato Bruno, non ci siamo messi d'accordo, lo cito io. Bruno parla di questo verità integrale di ordine superiore. La verità è la più sincera, la più divina di tutte le cose. Anzi, la divinità, la sincerità, la bontà e la bellezza delle cose è la verità, la quale né per violenza si toglie, né per antichità si corrompe, né per occultazione si sminuisce, né per comunicazione si disperde, perché senso non nasconde, notte non la interrompe, tenebra non la vela, anzi, con l'essere più e più impugnata, più e più risuscita e cresce. Abbiamo questa, possiamo dire, funzione? Noi qui stiamo ricercando, stiamo aiutando in un certo senso a che questa verità possa darsi. Senza difensore e protettore si difende, e però ama la compagnia di pochi e sapienti, odia la moltitudine, ma si dimostra a quelli che per se stessa la cercano. E questo è Giordano Bruno nello spaccio della bestia trionfante. E poi vorrei citare Antonio nel suo testo Lungo le vie del cuore, quando, come posso dire, racconta l'histoire de Fabius. E qui c'è un momento in cui l'utopia emerge, nel senso che ho voluto evidenziare questa sera. Leggo. C'è una fonte nascosta nel cuore di ogni uomo, una fonte d'acqua purissima e ricca di bellezza e di bontà. È là dove le emozioni si trasformano in sentimento e la mente tace lasciando il posto al silenzio.
Uno dei grandi misteri del vivere consiste nella sua ricerca. Vi sono giornate in cui si darebbe qualsiasi cosa per raggiungerla, e altre invece in cui l'oblio ci fa dimenticare della sua esistenza. Vi ricordate Parmenide, attento all'abitudine a non ricadere. L'acqua della sua fonte è trasparente, è acqua che disseta e purifica. Ho sentito dire che qualcuno la chiama acqua della gioia, ananda, beatitudine. Il mio e il miglior augurio che un essere umano possa fare a un amico è che possa raggiungere questo non luogo. È grande gioia e anche solo pensare alla sua esistenza. Grazie. Un sacco di spunti e un sacco di riflessioni, penso. E mi è piaciuto molto il taglio sia della professoressa sia il taglio che hai dato tu. Mi avete fatto venire in mente entrambi la Divina Commedia, alla quale tu hai fatto riferimento, non tanto per le tre fiere che insomma, c'entravano nel discorso, quanto nel Paradiso. Cioè l'armonia, la pace, la dissoluzione del tempo e dello spazio. Quindi grazie proprio per tutto quello che avete detto. Grazie. Beati i tuoi allievi, che assieme alla musica, sicuramente li cattura, troppo buono. Io insegno pianoforte in realtà, però tranquilla, c'è passione, sembrava una melodia. Passa qualcosa di più. Credo. Posso chiedere? Noi qui a Vicenza abbiamo avuto un bravissimo direttore del Conservatorio. È mio padre, il maestro Zeno, Enrico. Sì, lieto di avere questa notizia che mi mancava. È stato, diciamo, lui anche così, credo che abbiamo proprio questo in comune, anche questo interesse per la filosofia. Lui aveva un marcatissimo interesse per la filosofia. Siete molto, molto simili. Perché il maestro Anselmi, quello che abbiamo conosciuto noi, aveva un angolo di ricerca, diciamo, sapienziale, che per lui era la musica classica indiana. Lei invece, degna figlia, ha coltivato questo interesse teosofico che è altrettanto, diciamo, sapienziale quanto era quella della musica indiana per il E per mezzo di lui un po' che questi concetti mi risultano in fondo abbastanza familiari, perché non sono tanto scontati, i concetti della società teosofica, per cui avendo respirato effettivamente ne sono sempre compresi nella filosofia che si studia all'università, non sempre. Assolutamente. Quindi comunque congratulazioni per Io vorrei semplicemente dire che se per caso appunto Antonio organizzeremo qualcosa, seminario su arte e teosofia, sicuramente Margherita sarà grandissima di venire, valore aggiunto, perché purtroppo questa sera il tempo è stato tiranno, ma le immagini che ha avuto modo, o meglio, non ha avuto tanto modo perché poi si è bloccato, di dimostrarvi, meriterebbero veramente un'analisi, essere scandagliate con il suo aiuto, naturalmente. Purtroppo è un campo virtualmente infinito, anche quelle che mostrava Enrico, aprono moltissime cose. La professoressa accennava così alle rote del paradiso, e come, certo. Posso dire una parola al Presidente? Sì, Enrico, Presidente. Anzitutto, è bellissimo il paragone tra Protagora e Parmenide.
ma non solo per la prima parte di quel primo frammento, l'uomo in misura di tutte le cose, ma per quello che segue, le cose che sono in quanto sono e le cose che non sono in quanto non sono. È la problematica parmenidea dell'essere e del non essere. E quindi Protagora, in qualche modo, a parte la prima parte di quel discorso, si fa erede dell'eleatismo e della metafisica eleatica. Io ci ho fatto la tesi su questo, e quindi avremo spero occasione di parlare. Ma ecco, io ho provato a riprendere in mano il poema sulla natura proprio in occasione di questa serata. Adesso io è chiaro che ho anche un'angolazione teosofica, no? O meglio, teosofica, di studi teosofici, chiamiamola così. E la mente, come Antonio spesso viene a dire, vede secondo gli occhiali, no? che indossa. E per cui ho cominciato a cogliere che forse quello che Parmenide ci voleva, o meglio, quanto ci era stato spiegato nelle scuole superiori, cioè che Parmenide come esercizio della mente, no? Essere è, non essere non è, non essere non è pensabile, eccetera, eccetera. In realtà il suo discorso andasse ben oltre, no? Da questo, andasse ben oltre. Cioè proprio, io ho trovato questo percorso delle cavalle, suggerimento, no? E dice, va fin dove il tuo desiderio ti porta, dov'è questa tua chiamata. Nel momento in cui tu riesci comunque a governare il carro, anche se hai i cavalli che magari ti possono portare in direzioni diverse, e riesci a seguire questo richiamo di queste fanciulle che lungo il percorso cominciano a tirarsi via il velo e sono le figlie del sole, nel momento in cui superi la soglia, la verità ti conduce. È molto vero. La verità ti conduce, no? E ti porta a vedere una realtà che è completamente diversa, è uno, è integrale, no? Facendo ben presente però anche, e questo lo dice anche Dante nella sua Divina Commedia, che non è che perché si è riusciti a trascendere, a superare la soglia, non esista, anche se poi la verità ci conduce, non ci sia il rischio di cadere noi stessi dal carro comunque, no? E quindi di essere sempre presenti a dove sei, a quello che fai, e non farti richiamare dal canto delle sirene dell'abitudine, per esempio, no? Anche Antonio dice, ogni tanto nei momenti di silenzio si sente, no? questo canto, no? Però molto spesso, e ci darebbe non si sa cosa per poter raggiungere questa dimensione, però poi ci sono dei momenti in cui ci se ne dimentica completamente, perché noi siamo non solo uomini dedicati all'ozium, ma anche, ai noi, al negozium, no? Che è la negazione appunto dell'ozio, no? E la meditazione appunto ci aiuta in questo, forse, cioè ad abituarci ad essere sempre presenti in quello che facciamo, perché altrimenti entrano dei meccanismi, come posso dire, pavloviani, riflessi, che ci portano a fare le cose senza nessuna consapevolezza di quello che stiamo facendo. E l'abitudine è quella che ci ritrascina nuovamente verso il basso. Nel librettino che adesso si può dire? Sì. Ok, vi perverrà assieme alla rivista di dicembre, quello di suggerimenti per una vita quotidiana, Blavatsky lo dice, no? La cosa importante quella è di essere sempre presente nelle faccende quotidiane, perché la disattenzione di un momento può vanificare lo sforzo di anni e anni di lavoro. Ecco che quindi io credo che la rilettura del percorso che Parmenide ci propone contenga importantissime indicazioni su quello che un ricercatore spirituale e utopico, che vuole togliere appunto queste differenziazioni,
deve tenere con sé, proprio per non deviare, insomma, ma per concretizzare questo suo, raggiungere le stelle, insomma. Quindi sarebbe bello, insomma, trovare, adesso avere il tempo di vedere il testo originale di queste cose. Di Parmenide? Parmenide. Sì, sì, cioè, è un testo. Ne parleremo. Gabriele! Mi ricordo all'università Marino Gentile ha fatto una grande lezione sulla parola utopia. Uc topos, no luogo. Dice. Beh, si potrebbe anche parlare di atopia, e adesso parlano molto eutopia, andare nella propria to go in your comfort zone. A proposito della fantasia, quanto è potente e importante da capire il funzionamento della fantasia. Ma volevo dire, utopia, uctopos, che cos'è vuol dire uctopos? Ha tirato fuori da questa parola la grande concezione di Platone che si chiama idea. Certo. Invece Aristotele ha la parola categoria. Cioè, come funziona la mente nel suo conoscere? E allora dice, ci sono queste stelle nel firmamento della mente, la mente che antenna nel cielo del pensiero, e tra queste uctopos, utopie, tira fuori soprattutto le tre grandi utopie, cioè vero, che cosa è vero in ciò che è vero, di che cosa è fatto il vero, buono o giusto, che cosa è buono in ciò che è buono, di che cosa, in che cosa consiste il buono, e poi la terza dimensione dell'uomo, quella dei sentimenti, che cosa è bello in ciò che è bello, di che cosa è fatto il bello. E a proposito di utopia, dice, ogni stagione interpreta Platone a suo piacimento, ma forse è il caso di dire che le idee di Platone sono i principi operativi che continuamente usiamo, e li usiamo in modo umile. Siamo tutti raggi del grande sole, e per questo inventa la parola importante dia logos, cioè la parola che passando di bocca in bocca si perfeziona. Quindi l'atteggiamento di umiltà a proposito della polvere delle stelle è ciò che ci fa fratelli universali. E mi interessava molto tirar fuori la parola utopia, perché la si usa così, a pressapoco. Invece sono le idee che tu stai usando per interpretare la realtà. Ogni conoscenza è interpretazione. Siamo come fanciulli che giocano con conchiglie sulla spiaggia di mondi sconfinati. Quindi la professione di dire che cosa siamo noi di fronte alle onde gravitazionali, per buttare il pensiero sul massimo, oppure su X, la particella di X. Ecco. Mi interessava molto che ci fosse una sana comprensione della famosa utopia, uctopos. Cioè, non è che tu possa raggrumarla in cose materiali, sono i famosi principi che funzionano continuamente nel tuo modo di gestire il cervello. Posso farti una voce alta, che così sentiamo anche noi. C'è differenza fra la misura e l'idea, cioè in che misura, in che l'affermazione che l'uomo è misura di tutte le cose è un'utopia. Avrei capito che per me la parola utopia è molto domestica. Tu volevi, se no, sapere. Se tu dici che l'utopia sono le idee che tu usi continuamente, ma queste idee sono un non luogo, ma anche la misura è un non luogo. La misura, forse vuoi dire il modo con cui uno apprezza ciò che è vero, apprezza ciò che è buono, apprezza
ciò che è bello, là è il mistero, che non vuol dire qualcosa di limite, ma qua è il gioco di tutte le nostre soggettività ed è per questo che dialoghiamo. Perché? Sì, però Gabriele, mi verrebbe da dire questo, no? Il dialogo ha questa funzione se è un dialogo che ci porta a elevarci, perché altrimenti diventa eristica, diventa semplicemente battibecco, no? L'utopia, cioè il toglimento delle diverse degli spazi di differenza, degli spazi di confine, si attua nel momento in cui si risale attraverso il dialogo, verso un gradino superiore e si converge tutti verso un centro. Allora, le differenze, l'uomo mensura, non c'è più. Nel senso che tutti quanti raggiungiamo questo principio ultimo nel quale ci racconta non c'è più né io né tu né mio né tuo. Se noi invece rimaniamo alla base, no? Sempre l'idea, quella di famoso cono, no? Dove noi siamo distribuiti attorno alla circonferenza del cono. Se io vedo, sono in questo punto della circonferenza e vedo chi mi sta opposto, in opposizione, lo vedrò sempre come profondamente diverso da me, anzi come ostile a me. Se noi continuiamo a rimanere lì, anche nell'ambito dialogico, che non dovrebbe comunque funzionare così perché il dialogo di per sé dovrebbe essere maieutico, maieutica significa che ci porta a espandere la nostra consapevolezza, ma poniamo un'ipotesi, se rimanessimo sempre lì alla base del cono, non cambierebbe nulla, sì, potrei cambiare un attimo dal mio punto di vista, ma sarebbe sempre separato, diverso, antinomico rispetto ad altri punti di vista. La separatività non si toglierebbe, ma è quando noi cominciamo a risalire, risalendo la sezione di circonferenza del cono diminuisce sempre più, quindi le distanze che ci separano non sono poi così ampie, grandi, e sempre di più, sempre di più, sempre di più, se noi tra l'altro pensiamo di quattro persone alla base, no? Che cominciano a risalire in maniera a spirale, mano a mano che salgono, le loro traiettorie si incroceranno sempre di più, avranno sempre più punti in comune, riconosceranno sempre più punti in comune. E alla fine non ci sarà più l'uomo mensura, quello che è vero per me non è la stessa verità tua. Alla fine si convergerà verso un'unica visione, che è la visione del verum, bonum, pulcrum, bello. Questo perlomeno è quello che posso intuire io dopo. Sempre il solito discorso, parlare da questo piano, no? Attraverso l'uso della parola logico, razionale, ne abbiamo parlato tante volte, ha i suoi grossissimi limiti. C'è uno spazio, e Antonio, credo, in quello strato di Fabius lo ha messo bene in evidenza, uno spazio del silenzio, dove attraverso il silenzio, il silenzio mistico, cioè il momento di tacere, dove tacere non è assenza, ma tacere è pienezza, sovrabbondanza che nessuna parola può riportare, attraverso il silenzio si arriva alla fusione mistica nell'uno. C'è piena presenza, è proprio la verità integrale, possiamo chiamarla anche così, ma i termini sono sempre profondamente insufficienti. In India c'è una bella immagine, dice, per salire su verso l'Himalaya puoi partire da tante parti, ma più vai verso l'alto e più si uniscono le proprie ricerche, e questa è l'esperienza dei mistici che hanno questo senso della grande unità. Io voglio mostrare ancora, perché
giustamente si può parlare, si può parlare solo attraverso immagini di queste cose, no? Sì. Come no? Quello che dicevi tu, ma Anthony parla di questo, no? Cioè le diverse vie che possono essere, se come posso dire, considerate da un punto di vista esoterico, istituzionalizzato, politicizzato, sono vie separative, perché quante guerre di religione in passato e anche oggi si fanno, no? Ma l'idea è proprio quella di convergere verso il centro attraverso un aspetto dialogico maieutico, che è quello autentico, quello sano, quello vero, quello della condivisione, quello dell'indicare, quello del arricchirci reciprocamente nelle differenze. Stiamo cercando di... Mi colpiva la domanda che ha fatto Paolo, Paolo. Perché, se posso, perché è una domanda proprio tipicamente platonica, secondo me, cioè chiedersi se la misura è una idea, è una risultanza di questo dialogo che c'è oggi, cioè è rigoroso ma anche vivo, è giusta, cioè è una domanda che Platone avrebbe trovato assolutamente legittima, interessantissima, ecco, cioè, ecco, mi piace molto questa discussione così. Posso farti una domanda che non c'entra niente, ma spostare un attimo? A me o a Enrico? No, a me. Sì. Come la vedi la, chiamiamo l'utopia di Schoenberg, Berg, Verne, e poi ho capito. Cioè il distruggere la tonalità, non distruggere, ma insomma l'abbattere, diciamo così, la tonalità, cioè la figura dominante, la misura. Certo, no, lì a parte che viene abbattuta anche la misura in quanto misura come battuta, proprio viene abbattuta anche questa, cioè una scansione, diciamo, ortodossa, diciamo codificata del tempo. Io, se si vuole, se ne può parlare più in concreto, ma naturalmente se la si deve osservare come fatto storico, io ne apprezzerei la positività, cioè l'utopia è positiva, c'era un momento in cui la musica sembrava giunta a un punto tale che le angosce dell'uomo, ma persino i ritrovati scientifici più audaci, l'atomo, la divisione dell'atomo, sono scritti che anche interessano Kandinsky, in quel Der Blaue Reiter, dove scrive anche Schoenberg, le stesse cose, sono tutti un po' sconvolti, ecco, da questo mondo in cambiamento, ma è l'uomo anche che si fa nuove domande. L'arte non riesce a contenere nemmeno più la sua storia, da Debussy da una parte e da Wagner dall'altra in poi. Il linguaggio tonale è in crisi fortissima, quindi questa utopia di Schoenberg, Berg, Webern, che sono questi tre, diciamo, musicisti della seconda scuola di Vienna, Schoenberg è il padre della dodecafonia, insomma, che è un nuovo modo, ecco, lo condividiamo magari con tutti, anche se lo saprete tutti benissimo, è un nuovo modo di operare con il materiale musicale, è anche un nuovo modo di trattare l'idea stessa di ispirazione musicale, di costruzione, di forma. C'è l'idea che la forma debba venire da una debba scaturire come risultanza da una necessità interiore. Questo è un portato, direi, teosofico, interessanti, tanto è vero che altri anche teosofi o interessati al mondo della teosofia come Scriabin si interessarono molto fortemente, sia pure con esiti un po' diversi da quelli di Schoenberg, ma dello stesso tema. Il tema è utopico nel senso positivo del termine, cioè scoprire, istituire un non luogo assolutamente vergine in cui finalmente la sensibilità musicale, sensoriale in genere, anche estetica, possa vedersela con parametri non scontati. Io così la vedrei, non so se ho risposto alla tua domanda, perché poi dovremmo, se no, andare, cosa intendevi di altro? Sì, sì, no, hai risposto senz'altro. Cosa ne penso? A me piacciono, ecco, a me piacciono, io amo molto Schoenberg, lo faccio anche studiare, e tu no? Cioè, il Weber mi piace, ma...
Davvero? Sì. Perché Webern è... Non ha fatto tanta musica poi alla fine. Sì, appunto. Webern è radicalissimo. Ecco. Però mi piace quel concetto di queste esplosioni che succedono... E condensazioni. Cioè, perché supera il tempo praticamente. È un modo diverso, come dici Paolo, di trattare il tempo. Non a caso, sulla base, io non lo so se ritengo troppo, ditemelo se, non a caso sulla base del post Schoenberg, ecco, Boulez pubblicherà quel famoso articolo Schoenberg è morto. Dopo Schoenberg succedono tante cose che hanno qualche cosa anche di extra musicale dentro la musica. Per esempio c'è un portato messianico spesso nella riflessione musicale, nel materiale musicale che viene prodotto. Faccio un solo esempio, è un esempio che viene da un compositore che ha un cognome incredibile, si chiama Olivier Messiaen, sembra proprio un nome veramente, ecco, nato, morto in fondo da poco, credo nel 1998, e con una vita molto lunga. Lui, Messiaen, dopo Schoenberg, ma sulla scorta di questa grande utopia, osa riflettere musicalmente e artisticamente su ciò che viene dopo la fine del tempo. Infatti è un tema messianico, apocalittico, che lui affronta in maniera da una visuale un po' giovannea, diciamo l'Apocalisse di Giovanni, ma prende anche spunti ebraici di una suggestione enorme. Quindi dove succede questo? Nel quatuor pour la fin du temps, cioè nel quartetto per la fine del tempo, e in un altro meraviglioso pezzo che si intitola Vision de la Main. Ecco, questi sono pezzi assolutamente più che profetici, è come, affacciarsi sul poggiolo che addirittura scruta cosa c'è oltre la fine del tempo. I cristiani lo sanno con l'Apocalisse, dal versante ebraico è tutto molto più incerto. Cosa c'è? Come si propizia questo tempo a venire? Come sarà il significato della Torah? Tutto sovvertito. E insomma, tutto addirittura la musica, dopo Schoenberg, trova modo, dopo questo sconquasso, diciamo, trova modo di riflettere su queste cose. Io lo trovo molto audace, mi piace. Ecco, non vorrei, per esempio, che i miei allievi fossero ignari, rimanessero a Beethoven, Chopin, Mozart, meraviglioso, come dimenticare i fondamenti, ecco, ma che fossero ignari di queste cose più difficili da ascoltare, perché sono apocalittiche in vari sensi, insomma. Ecco. Poi come lo vedi un compositore come Arvo Pärt, per esempio? Arvo che Pärt. Poi riprende. Ecco, Arvo Pärt è un interessante. Allora, Arvo Pärt si occupa del tempo, non lo conosco benissimo, ma ho propiziato anche per attraversamenti e anche per quest'altro interpretazione, reti di relazioni generate da un'opera d'arte che faccio al Conservatorio di Trento in collaborazione con l'Università, perché ci crediamo, insomma, in un pensiero musicale che si nutra anche di pensiero, ecco, prismatico. Arvo Pärt ha col tempo un rapporto straordinariamente complicato. Per esempio, mi risulta che abbia fatto una cosa tipo Guillaume de Machaut, cioè nella mia fine il mio principio, diciamo così, che poi diventa un tema shakespeariano, insomma, nella mia fine il mio principio significa che abbiamo una composizione uromorica la cui fine non è decretata da un accordo finale, ma sfocia, un po' come nella musica indiana, in quel reale dal quale è nata, diciamo, dolcemente. Anche questa è un'esplorazione del tempo e del nostro rapporto con l'idea stessa di ispirazione che non siamo abituati ad esplorare. Questo è un aspetto di Arvo Pärt, e poi ce ne sono tanti altri, è uno sperimentatore radicale. Non so se ho di nuovo risposto, ecco. Ho una domanda proletaria. Poi però scusa un attimo, poi terminiamo, perché vi ricordo che Margherita è stata anche troppo brava e si sta dando generosamente, ma dobbiamo volerle bene, ecco,
e conservarla. Conservarla. Domani devo andare. Alla gente che incontro per la strada, qualcuno ha sentito parlare di utopia, può dirmi, beh, utopia è un ideale irraggiungibile. Altri diranno, è una idea brillante che può andarmi bene per orientamento. A qualcuno dico, guarda che per tirare il solco dritto nella vita affidati alla stella lontana, come dicono gli arabi. Non puoi metterci un polpastrello sulla stella, ma è un principio che ti orienta. Che cosa è bene per te? Che cosa è vero per te? Che cosa è bello per te? Beh, avete qualche suggerimento per dare all'uomo della strada i frutti della riflessione che abbiamo fatto questa sera? Non lo sarei mai, poi rispondo no. Più di tu. Io non lo sarei mai dare suggerimenti. L'educazione è vero, è buono, è bello. Che no, se, può è più che altro il concetto di questo tendere verso. A me è piaciuta molto la citazione del professore Antonio Girardi. Ecco, perché è l'idea di questo tendere verso qualche cosa che non ha ancora parola, che magari non ha ancora concetto, che il nostro linguaggio non sa nominare e che pure può essere, che è ancora silente, dove probabilmente il silenzio è anche più della parola, ecco, è la perfezione della parola, e tuttavia vale la pena di pensarla, ecco, di tendere verso, anche educativamente, anche didatticamente, come dire, politicamente, nel mondo dello stare insieme, nel mondo del proporre, ecco, perché rischia di venire meno questa prospettiva ulteriore. Cosa dice Enrico? Chiudi tu, secondo me attraverso testimonianze di rottura, ma senza andare troppo lontano, guardiamo cosa stiamo facendo qua, no? Tutto quello che noi facciamo qui, e facciamo, dico tutti, no? Quelli che gravano intorno alla società teosofica, la stessa Margherita che questa sera è scesa da Trento, febbricitante, si è data e non riceve compensi da un punto di vista di no? Denaro. In un mondo in cui se dici ma cosa fai, ma fai delle conferenze, ti fai pagare? No. Fai delle traduzioni, ti fai pagare? No. Credo che testimonianze così di rottura, dove in altre situazioni ti sentiresti obbligato o di mentire per giustificarti l'imbarazzo, perché tutti ti considerano un idiota, cioè avere invece questa serenità nel dire no perché, e da dire semplicemente perché semplicemente perché mi sento di farlo senza tante cose, credo che questo sia già una grandissima valenza, intanto di rottura di schema, secondo perché comunque indichi uno spazio, l'apertura di uno spazio diverso, di un mondo possibile che non è quello guidato da una cultura dominante che ti porta verso altro. Quindi aprire questi squarci attraverso una testimonianza molto umile, credo sia forse la migliore indicazione o suggerimento che puoi dare a chi ti chiede ma come realizzare questa utopia. Semplicemente guardati attorno e cerca di cogliere che al di là di tutto il presunto male del quale tutti i giorni veniamo bombardati e informati, esiste anche molto ed è molto di più bene che agisce, che opera, si mette. Sì, è chiaro che voglio dire, Gabriele è uno
sì, esempio di questo, no? Ma tutti noi siamo degli esempi a modo nostro, se lo vogliamo, no? Perché in realtà è proprio questo, nel momento in cui trascendiamo il piccolo io che ci porta semplicemente a questo continuo pensare al nostro piccolo particolare e cominciamo in realtà a entrare nella dimensione del servizio. Io sono molto d'accordo con Antonio Girardi quando dice che il servizio è la migliore terapia per confinare il piccolo io, cioè il fare delle cose nella completa gratuità e senza, come posso dire, ostentazione, ma soprattutto senza nessun ritorno, cioè volontà, aspettativa di ricompensa, di riconoscimento di qualsiasi tipo, che può essere, prima citato economico, ma può essere dire oh che bravo che sei, o essere al centro dell'attenzione, insomma, tante cose. E questo non può che essere fatto in maniera silente, perché nel momento in cui cominci l'autocelebrazione, guarda io faccio questo, ho aiutato, abbiamo raccolto dei fondi da mandare, no? In certi casi lo si deve fare per testimoniare, ma bisogna trovare la maniera giusta per farlo. Io sono sempre opinione, ma posso anche sbagliare, di parlare solamente quando mi ha richiesto. Perché poi, voglio dire, così, il proporsi direttamente può essere molto frainteso, però magari io mi baso solamente sulle esperienze personali che sono poche. Però siamo tutti testimoni, siamo tutti angeloi, volendo, siamo tutti messaggeri, di un qualcosa che va al di là, no, della contingenza, e testimoniamo questo essere angeli, ecco, chiamiamoli messaggeri della parte più nobile. Questa è la mia opinione. Bene. Grazie. Dolce. Grazie. Dolce. Grazie.